Partiamo subito, questa è una canzone che tutti conoscete e parla di amore infranti e di cuori sciolti nell'estate, come un cornetto. V per Viennetta. Una turbosa rabbia sentite dentro di te, una voce che ti confonda, come un reggae, e vuoi fargliela pagare, e non mi dire, hai fame se solo di no, non è quella la canzone. Viennetta, che bella mia Viennetta, tuo amore lo ha cantato la maschietta. Thank you.
quindi mormora. I nostri cantanti non ci sono perché sono andati a godersi l'estate. Allora forse voi ve ne sarete resi conto, ma noi in Hour of Steel siamo diventati in Hour of Steel però più famosi di prima grazie a una canzone che è uscita recentemente, una canzone con cui abbiamo provato a invertire il trend delle canzoni di merda estive. La canzone di merda estive è canzone di merda estive metal. Esatto, con scarso successo, lasciatemi aggiungere. Ma volevo dire, noi che siamo metallari andiamo in giro per cimiteri a effettuare operazioni poco legali, in realtà qual è la musica che ci piace ascoltare quando effettuiamo queste azioni poco legali? Allora, io ti direi Gigi D'Alessio, ma quello è un gusto personale. Di solito è reggaeton. E se ti parlassi Abdul, se ti parlassi di spiagge, mare, Sardegna, tu che cosa per? La prima cosa, la prima parola che ti viene in mente, qual è? Burzum. Sei veramente arguto, mio caro Mohamed Abdul. La prossima canzone è la canzone che ha trasformato in Hour of Steel quelli di Norwegian Reggaeton e Giorgio Mastrota. E la prossima canzone non è Giorgio Mastrota, bensì Norwegian Reggaeton. Yeah.
Molto velocemente andiamo a spiegare quello che è il momento di adesso. Nell'heavy metal esiste il Wall of Death. Ma state zitti. Il Wall of Death a noi non ci piace, per quale motivo? Perché due gruppi si scontrano in una violenza inaudita, e a noi questo non ci piace perché siamo metallari e ci dobbiamo volere bene tutti quanti noi metallari. Se invece vediamo un gruppo di persone che ascoltano la musica trap, allora sì, si fa il Wall of Death o il reggaeton e si investono. No, quello serve per guardare i culi, vabbè. E si investono e si asfaltano. Quindi ora noi Nanowar ci siamo inventati il Wall of Love.